La nostra storia è la storia di una famiglia che, in cui nasce un bambino, io ho tre figli e questo bambino, come capita in tutte le famiglie come noi, dimostra da subito di avere dei comportamenti che non corrispondono a ciò che la società si aspetterebbe in base, diciamo, agli organi genitali. Il tema dell'identità di genere arriva nella sala della biblioteca dell'Università di Siena, sede di Arezzo. Ci arriva con la prepotenza di una storia autentica, a suo modo molto affascinante, come quella di Lori, una bambina che biologicamente è un bambino. La madre Camilla l'ha raccontata in un libro, Mio figlio in rosa, oggi anche un blog che porta lo stesso nome. Una propensione, quella di Lori, verso un'identità femminile esternata fin dalla tenerissima età. L'Italia non è un paese normale in fatto di identità di genere, l'argomento è ancora un grosso tabù, le storie di famiglie e ragazzi che spesso tendono a nascondersi è ancora una realtà. A differenza degli altri paesi europei, come la Spagna, dove oggi Camilla vive assieme ai suoi tre figli. C'è una mancanza totale di informazione e di formazione, per cui è anche difficile poter dire, cioè io posso dire dal mio punto di vista che nel mio percorso scolastico, mio, di mia figlia, dal nido alle elementari, nessuno sapeva assolutamente niente, per cui sono stata io e poi loro insieme a me a fare questo percorso di conoscenza, però secondo me dovrebbe essere una conoscenza che è già acquisita, per cui devono essere formate persone che nel momento in cui si trovano di fronte a un bambino o una bambina che si sente così, sanno già come comportarsi, quindi che non c'è niente di male, che non è una cosa che si attacca, che questo non influenza gli altri bambini, un'identità di genere, ognuno ha la sua identità di genere, per cui se un maschio si sente una femmina non è che poi tutti gli altri maschi. La cosa che dico io è che forse la cosa buona che possono tutti imparare è questa sorta di contaminazione del rispetto della libertà individuale di ognuno. Il tema principale è quello della formazione, dell'informazione, della ricerca, della conoscenza, in modo da dare strumenti agli educatori, agli assistenti sociali, agli psichiatri del futuro. C'è una questione che anche lei ha richiamato, che ha sempre a che fare con questo dibattito natura-cultura di sentirsi femmina, sentirsi maschio, in quale paradigma di genere stare, che forse si potrebbe cominciare ad affrontare con strumenti anche scientifici, anche nella questa maledetta, benedetta psichiatria, in termini assolutamente diversi. Bisogna capire che la normalità non esiste, scrive Camilla nel suo blog, e che la diversità, intesa come varietà, è la vera ricchezza del genere umano. Il problema fondamentale è nella società che invece ci vede qualche cosa, non c'è un momento in cui c'è un passaggio. C'è un momento in cui nasci e sei così e ti esprimi, e se sei lasciato libero di esprimerti, la vita va avanti serenamente.